Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Io sono Fox e oggi andremo a vedere un impianto fotovoltaico da 250 euro. Ragazzi, avete capito benissimo, impianto fotovoltaico super economico. E allora andiamo a illustrare quali componenti dobbiamo andare a utilizzare in questo impianto fotovoltaico super economico. Abbiamo ovviamente, ragazzi, è un impianto connesso in rete, non è un impianto off grid, perciò con accumulo. Allora, è un impianto è connesso in rete, ok. Potenza del sistema dell'inverter, o meglio del microinverter, 500 watt. Pannello solare 1 da 400. Pannello solare monocristallino PERC da 405 watt. Ragazzi, è la terza generazione di pannelli solari fotovoltaici, cioè l'ultima generazione nel campo produzione. Questo, ragazzi, che vedi qui è un 365 watt, arriva a picco anche a 370, però di questi parliamo di ultima generazione, ok? Celle un po' più efficienti. Allora, questo impianto così composto da un microinverter e un pannello solare è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico. Ti permetterà di risparmiare energia elettrica, perciò soldi sulla bolletta. Per quanto riguarda la connessione, come si fa? Abbiamo il nostro microinverter che ha due poli dove va connesso il pannello, ok? E qui abbiamo l'uscita di rete, fase neutro, fase e terra, ok? Questo è 500 watt. Allora, il prezzo di questo è 78 euro. E vi lascio sotto il link in descrizione. Il prezzo del pannello, ragazzi, questo è un po' un punto interrogativo, dipende dove andate ad acquistare, perché ovviamente il prezzo che io ho calcolato è il prezzo che potrete avere se andate ad ordinare i pannelli dallo sponsor. 105 watt dallo sponsor, però ovviamente ordinando il pallet intero vi viene circa 170 euro, ok? Poi, ragazzi, la spesa è comprensiva delle spedizioni, della consulenza, di tutto, IVA, tutto incluso. E ovviamente i prezzi possono variare nel tempo e io oggi sto facendo il video e siamo su per giù questa cifra per un 405 watt mono PERC. Però nel tempo, ragazzi, si sa, ora il fotovoltaico si è svegliato e inizierà la grande richiesta, e come sempre quando c'è grande richiesta un pochino i prezzi vanno ad aumentare, anche perché le spedizioni aumentano, i costi di spedizione aumentano, le tasse aumentano, aumenta tutto, ragazzi, perciò aumenterà forse anche il prezzo dei pannelli. Facendo così, perciò, tu avrai un inverter massimo 500 watt, un pannello solare 400 watt. Così, ragazzi, tu potrai avere durante la tua giornata di sole tanti watt prodotti dal tuo impianto connesso in rete. Impianto connesso in rete che ovviamente andrà connesso da qui. Questo è l'appartamento, tramite una presa sciugo, ovviamente,
e qui avrai il tuo magnetotermico differenziale che poi ti porta tutto a casa nell'impianto di casa. Ok, questa è casetta. Ragazzi, per questo video è tutto. Io spero ti sia piaciuto. Come vedi, è possibile avere un impianto fotovoltaico a 250 euro. Perché no, ragazzi? I componenti sono i migliori che puoi trovare in rete al miglior prezzo. E se sei interessato ai pannelli, basta contattarmi e ti spiego come funziona l'ordine dallo sponsor. Però sempre ricordati il pallet, un pallet intero, 37 moduli per ogni pallet, o meglio, 37 pannelli per ogni pallet. Consegna a domicilio, eccetera, eccetera. E più avanti, ragazzi, se questi video vi piacciono, vi farò un nuovo video con un impianto sotto i 480 euro, ovviamente più potente, più prestazionale, che ti potrà dare più energia elettrica. Ripeto, è un impianto connesso in rete, non c'è accumulo, però ragazzi funziona, vi darà tanto risparmio in bolletta. Con un solo pannello messo in balcone, in terrazza, nella facciata, dove vuoi. Un impianto, un pannello ed un inverter che però ragazzi vi faccio vedere questo, ma non è come questo, è il modello più piccolo. Nel prossimo video invece andremo a vedere questo. Questo è un 600 watt però doppio, ok? Doppio, due pannelli, però solo al prossimo video. Lasciamo un like, a 150 like farò uscire il secondo video con tutti i riferimenti e link sotto. Ciao ragazzi, al prossimo video!